Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Dentro la Notizia. In questi giorni si è parlato molto di politica, ovviamente attenzione catalizzata dall'arrivo del presidente Renzi a Scalea proprio ieri, ma ci sono stati anche altri avvenimenti che hanno riguardato più da vicino il mondo politico nell'Alto Tirreno cosentino, uno fra questi la nomina del sindaco di Tortora Pasquale Ramboglia a coordinatore provinciale di Cosenza per Forza Italia. Allora ne parliamo proprio con il diretto interessato questa sera, dopo alcuni giorni, anche per capire un po' quali altri impegni porterà questo nuovo incarico, sindaco. Beh, insomma, leggiamola intanto come un ulteriore impegno, come diceva lei, perché la carica di sindaco è un qualcosa di gravoso, però è un impegno che ho accettato volentieri dopo una riflessione di un giorno, anzi direi quasi 2 giorni, perché è una carica che mi è giunta inaspettata, non è una cosa che dico adesso. Effettivamente, forse anche voi avrete notato che io nell'ultimo periodo mi ero un po' distaccato da quella che era la mia appartenenza Diciamo che degli anche ultimi anni. l'ambiente Sì, non favoriva forse un diciamo ecco attaccamento che. particolare. Ecco, diciamo che io avevo preso le distanze deliberatamente, perché volevo le mani libere e comunque volevo essere libero di esprimere, soprattutto, devo dire, il dissenso per il momento che stiamo vivendo, dissenso perché, a mio parere, gran parte dei disagi che viviamo nell'Alto Tirreno Cosentino, nella Calabria, nell'Alto Tirreno Ionio, sono dovuti secondo me, a un'assenza della politica da questi luoghi, ma soprattutto sono dovuti a una gestione regionale che si è rinchiusa nel proprio territorio, nella propria roccaforte, e uso dire del potere, tra virgolette. E poca attenzione riesce a dedicare ai problemi del territorio. Se uno che ha acceso il televisore adesso pensa che lei non sia di uno schieramento di centrodestra, invece No, è un'analisi onesta che sottolinea anche i problemi che ci sono guai. tra gli schieramenti di centrodestra. Sappiamo che Chiaramente, c'è un governo regionale. è inutile che io ripeto cose che tutti sappiamo. C'è stata una scissione nell'ambito del PDL. Il PDL fino all'altro giorno guidava la regione, diciamo, senza divisioni, quindi non è che mi voglio trincerare dietro questa scissione, o magari adducendo i nostri problemi quotidiani ai recenti fatti politici. No, le cose vengono da lontano. C'è stata, vuoi la legge elettorale che non consente o che non favorisce questa, diciamo, questo passaggio della politica nei territori, vuoi perché la crisi economica, no? Dà problemi alla nazione, ma dà problemi alla regione e anche ai comuni. Ecco, quindi c'era da parte mia un modo di ritenermi libero, forse di portare avanti le istanze, senza discuterne, presso i tavoli regionali, ma protestando come un libero e semplice cittadino. Il discorso è che un po' l'appartenenza politica anche magari ai sindaci più attenti ai problemi del territorio forse li frena un po' quando bisogna magari portare sul tavolo un fatto sul quale la regione che possa avere lo stesso colore politico in generale non è molto attenta o comunque non dà risposte. In genere è così, bisogna dirlo, però ecco, la macroscopicità dei problemi è tale che uno che fa di mestiere, lasciatemelo dire, il sindaco, non può pensare di avere una tessera
in tasca e quindi di non protestare. Io questo non l'ho mai fatto, proprio io sono un ribelle di natura, nonostante l'età, perché adesso vanno di moda, il ribelle si lega alla giovane età, io sono stato un ribelle politico di natura. Ho attraversato vari schieramenti politici, però le mie cose le ho dette sempre quando le ho sentite, non ho mai badato se facessero male o bene al mio schieramento politico, quindi guai se da sindaco non raccogliessi le istanze del territorio, del mio territorio, ma del territorio tutto, come ripeto, come Alto Tirreno Cosentino, e non le portassi avanti, perché vanno risolti alcuni problemi e secondo me si possono risolvere. Torneremo fra poco sul regionale, perché fra un anno si dovrebbe andare al voto, poi c'è anche un discorso tutto interno al centrodestra che va specificato e va chiarito. Lei parlava giustamente di territorio e, come dicevamo in apertura, ieri c'è stata la visita del Premier Renzi, una visita discussa e chiacchierata sotto molti punti di vista. Per certi aspetti è sembrata una manifestazione di partito, e forse nell'ultima parte lo è stato, con il palco dove sembrava che ci fosse più il segretario del PD che non il primo ministro. C'è stata però una fase di confronto con i rappresentanti territoriali, questa chiusa agli organi di informazione, anche noi siamo rimasti fuori, e allora ne approfittiamo per chiedervi di cosa si è discusso, se ci sono stati dei confronti o se insomma il Presidente del Consiglio è venuto a dirvi cosa farà a livello nazionale, cosa che poi magari ha fatto anche alla stampa con la mini conferenza. Guardi, se era solo per questo, bastava, no, basta ascoltare un TG che riporta quello che Renzi vuole fare, quello che io dico, nonostante non appartenga alla sua corrente politica, dobbiamo lasciargli il tempo di poter fare, tanto c'è sempre tempo, no, per sparare poi ad alzo zero sul Presidente del Consiglio di turno. Io ho inteso innanzitutto raccogliere l'invito dell'ANCI e partecipare a questa manifestazione per un dovere istituzionale, perché mi sento un uomo delle istituzioni, mi sento di rappresentare Tortora quando la fascia addosso e quando invece non la porto, ma vado in veste di sindaco. Io le dico per esempio una cosa: questa mattina c'è stata la carovana dei grillini su Tortora. Io già lo sapevo, ho chiesto a un mio amico che è grillino, che comunque diciamo, si professa grillino, di essere informato. Sembra una malattia essere grillino. No, per dire, l'avrei fatto per dire come la penso. Ho ritenuto doveroso, veramente doveroso, andare a salutare dei deputati che fanno parte del Parlamento nazionale. Se non erano grillini, erano comunque deputati, e quindi anzi ho interrotto anche il loro lavoro, la loro esposizione, e proprio l'ho fatto con senso di istituzione, di rispetto, diciamo, per l'istituzione. E quindi ecco, anche ieri ho partecipato a questa manifestazione, non mi aspettavo, perché non ci possiamo aspettare in una manifestazione politica più che istituzionale, chissà quale verbo da parte di Renzi. Una cosa però la voglio dire, non ho poi seguito il suo comizio perché ho ritenuto... Però vi ragioni, però ecco, io mi sarei aspettato un qualcosa di diverso sul problema per cui poi è stato invitato. Se a me risulta che Renzi è stato invitato perché doveva portare solidarietà a una terra il cui comune è stato sciolto per mafia. Quindi va bene lo spot finale che ha lanciato, che noi calabresi dobbiamo farcela da sola, eccetera, è quello che anch'io sostengo e che dico sempre, proviamo anche noi, no, a rialzare la testa e a non chiedere sempre. Salvo poi gli ostacoli burocratici, eccetera, che questa testa non ce la fanno rialzare, ma non ce la fanno rialzare in Calabria, ma neanche nel resto d'Italia, perché adesso poi io ne approfitto per dire e sostenere quello che dico sempre: la vera mafia poi
almeno ammesso che ce n'è. Che quella a cui noi ci riferiamo con questa parola non sia già parecchio importante, è la burocrazia, cioè è questa macchina Italia che ormai si è incancrenita e non fa andare avanti niente e nessuno. Quindi, stava dicendo di cosa non le piaciuto. Mi sarebbe piaciuto che Renzi non trattasse Scalea e comunque questo lembo di Calabria come il solito paese dove alligna la mafia, ma dicesse o comunque prendesse coscienza di un fatto importante, che sicuramente noi riconosciamo. Scalea non è terra di mafia. Scalea è in corsa in un incidente di percorso, diciamola così, almeno per quello che penso io. Ci sono state, a detta della magistratura, probabilmente delle infiltrazioni che hanno portato, salvo poi aspettare il decorso delle indagini e soprattutto dei processi, hanno dato corso a questo scioglimento. Quindi il problema Scalea andava trattato, perché l'immagine che abbiamo dato, noi che siamo vicini comunque a Scalea, quindi Tortora, Praia, Santa Maria, cioè i paesi limitrofi, l'immagine che abbiamo dato è quella di un presidente del Consiglio che viene in una terra di mafia, e questo non è accettabile. Quindi un distinguo ci deve essere, però mettiamoci anche nei panni di un presidente del Consiglio catapultato nel giro di un paio d'ore all'incontro con gli studenti, l'incontro con i sindaci, che poi non è stato l'incontro con i sindaci ma con un po' con sindaci e molti politici locali. Anche quello era un po' più di partito, forse, mi è sembrato di capire. Ma diciamo la verità, io mi sarei aspettato, visto che gli incontri erano tre o quattro, mi pare che abbia fatto anche una conferenza stampa, mi sarei aspettato che l'incontro con i sindaci fosse un incontro con i sindaci. Ecco, io mi sono ritrovato invece tra politici, eccetera, del suo schieramento, che potevo incontrare probabilmente anche a parte. Però adesso siamo alle quisquiglie, alle sottigliezze. La cosa importante è che non accetto questa immagine che è stata data di un territorio che non ha. L'idea era però quella di ripartire dicendo qua c'è un comune sciolto per mafia, insieme ce la possiamo fare, rialziamoci, riprendiamoci il nostro futuro. Lei prima parlava di burocrazia associandola in qualche modo a un ostacolo, facendo significare insomma che la burocrazia italiana diventa un ostacolo. Io le voglio chiedere, da sindaco, così come tanti suoi colleghi, a causa di questa lentezza burocratica per portare a compimento una qualsiasi cosa, un qualsiasi progetto, la vicinanza più o meno insistente di personaggi, diciamo così, borderline, è avvantaggiata da questo tipo di sistema, secondo lei? Perché immagino che in tanti comuni, non solo a Scalea dove c'è stato uno scioglimento per mafia, dei meccanismi per accorciare i tempi, per accelerare, ci sono. Ma secondo me non. Se vogliamo pensare alla famosa e discussa raccomandazione, oppure oramai non serve neanche quella più. Ormai non, neanche quella fa breccia, perché quando parlo di burocrazia, parlo di un cancro fa sì che le pratiche, chiamiamole così, no, le semplici pratiche, non vanno avanti perché si incartano da sole, perché da una scrivania si va a un'altra e poi si ritorna e poi non riusciamo noi stessi a sapere qual è l'ultimo, proprio per dirla terra terra, l'ultimo visto, l'ultimo atto formale su un documento. Oramai c'è un sistema, io faccio l'esempio spesso del disco rigido che si imballa, a quel punto lì bisogna resettare e basta. E questo e poi nonostante tutti questi passaggi e passaggini, quando bisogna andare a individuare una responsabilità, magari, forse proprio per quello si ha più poi, difficoltà. Lì poi siamo ricostruire l'iter. Lì non si ricostruisce mai. Quindi questo fa sì che veramente la macchina Italia è ferma, oltre ogni possibilità che abbia il cittadino di portare avanti le proprie imprese e di vedere esaudite le proprie aspettative. Guardate, io lo dico spesso ai giovani, mettete mano lì,
al di là dello schieramento politico, perché altrimenti non se ne esce più. E mi pare che su questo Renzi voglia fare qualcosa, ma lo voleva fare anche Berlusconi, perché io ricordo quando scese in campo Berlusconi da imprenditore, io aderì al suo, soprattutto perché pensavo che ce la potesse fare, poi non ce l'ha fatta, non stiamo qui a dire perché, per come, eccetera. Però veramente la macchina Italia è una macchina impallata. Si ha la sensazione che... di essere quasi all'ultima opportunità, non per caricare su Renzi tutto il peso, però anche il sentimento un po' di disaffezione alla politica, il Movimento 5 Stelle che aumenta e che viene visto ancora come un movimento di contrasto al sistema politico, poi avrà i suoi pro e i suoi contro. C'è questa sensazione che questa di Renzi è un po' l'ultima spiaggia? Sì, forse la vogliamo anche vedere così, perché anche Letta sembrava l'ultima spiaggia, eccetera. Io spero che sia veramente l'ultima spiaggia, perché i tempi stringono, insomma, non possiamo aspettare oltremodo. Certo, quel sentimento di protesta che è espressione del, diciamo, giusto perché ne abbiamo parlato, dei grillini, io penso faccia bene, poi non sta a me dire se non viene incanalato, eccetera. Però sicuramente va raccolto, perché ormai la gente non ne può più, ma non ne possiamo più neanche noi che siamo, per quanto riguarda le istituzioni, l'ultima ruota del carro, ma anche la più importante. Cioè, come dice spesso anche Renzi, se ripartono i comuni, ma riparte l'Italia. Noi non perché ci vogliamo sentire importanti, noi le stanze dei cittadini le raccogliamo prima di ogni altra istituzione e, come si suol dire, ci mettiamo la faccia. Noi abbiamo un contatto costante col cittadino, con i suoi problemi, e ci è difficile risolvere alcuni problemi quando la stessa macchina istituzionale poi non ci dà la possibilità. Senta, le faccio tre nomi: il senatore Gentile, Ernesto Magorno e, diciamo, il suo predecessore Mario Russo. Cosa mi dice di queste tre figure politiche? Con Gentile qualcuno ha subito malignato dopo che, insomma, lei ha commentato il caso ora della Calabria, che nella campagna elettorale per le amministrative di qualche anno fa era stato suo sponsor. Con Magorno è stato molto duro proprio per il fatto che in riferimento a quell'episodio è stato forse un po' silente, almeno dal suo punto di vista. E poi la questione del passaggio di consegne con Mario Russo, che è uscito allora, un po' fuori dal giro. Il discorso Gentile che mi riguarda. Allora, io ho fatto parte di una lista che si è presentata alle provinciali, no? Quando Pino Gentile, quindi il fratello del senatore, doveva essere, si candidava a presidente della provincia. Quindi io non conoscevo più l'ex assessore, adesso il nuovo assessore Pino Gentile, e poi quindi è nato questo sodalizio anche con il senatore, che ha fatto campagna in queste zone, soprattutto per lui, per il fratello. I nostri rapporti si sono incrinati subito dopo, quando alle nostre richieste, e non dico mie richieste, alle richieste del territorio sulla questione ospedale, avremmo voluto che il senatore Gentile, come anche altri esponenti della deputazione che era al governo, che aveva la regione solidale, quindi nel senso politico, ma non intervenire in maniera politica e attraverso la raccomandazione, come tra l'altro io ritengo è stato fatto nella scelta, perché attenzione, io il discorso degli ospedali, io sono convinto che al 50%, se non di più, il discorso degli ospedali, chiusura o mantenimento, è stato un fatto politico, quindi lo dico tranquillamente. Ha portato i problemi, quindi, che sappiamo. Chiaramente la nostra forza politica dell'Alto Tirreno ha fatto sì che venissimo sacrificati sull'altare di altre zone. E questo modo di fare ha indispettito me, come ha indispettito anche altre persone che mi sono vicine e altri anche amministratori.
Ripeto, probabilmente è frutto del fatto che questa legge elettorale, no, fa votare anche se uno non si fa il classico giro sui territori. Le candidature, diciamo, imposte, i listini bloccati. Sì, è un qualcosa che andrebbe rivisto in qualche modo, perché poi a questo. Però, ecco, però è vero che poi sotto campagna elettorale molte cose si dimenticano e vengono messe da noi parte. Noi cosa avremmo voluto, giusto per tornare al discorso, cioè, avremmo voluto che comunque ci fosse spiegato questo. Ci fosse spiegata questa volontà di considerare l'ospedale di Praia un ospedale che andava quasi chiuso, diciamo così. Ecco, allora, questa latitanza ha dato veramente fastidio, perché poi da cosa nasce cosa, nel senso, poi sono accaduti, diciamo, c'è stata questa negarsi al territorio che chiaramente noi da sindaci non potevamo sopportare. Soprattutto considerando il fatto, se ricordate, quando si è trattato di fare le barricate, di fare manifestazioni, io sono stato sempre tra quelli che ho professato invece la calma, perché pensavo che con il ragionamento, una cosa che mi contraddistingue, con la discussione, si potesse riottenere almeno qualcosa. E invece c'è stata una chiusura netta. Probabilmente, ecco, qualsiasi tipo, quindi, di strategia non avrebbe portato. Io mi sono distaccato, quindi non adesso, mi sono distaccato a ridosso delle elezioni del 2012. Tutti quanti ricorderete che io in quelle occasioni ho portato l'UDC nella persona di Roberto Occhiuto. Però non volevo neanche passare subito a Forza Italia, quando gli Occhiuto sono passati a Forza Italia, tant'è vero che in una manifestazione che Roberto Occhiuto ha fatto a Cosenza, durante la quale ci confessò questo suo passaggio, ci portò a conoscenza questo passaggio, ritorno a Forza Italia, io gli dissi tranquillamente: è una scelta tua, insomma, certo, io non me la sento. E quindi torniamo a quello che dicevo prima, io volevo tenere un po' con le mani libere, quindi è questo. Cioè, non devo giustificare niente, d'altronde a parecchie persone io continuo a dire, ho militato anche a sinistra, però non mi sembra di aver detto cose diverse da quelle che ho detto quando ho militato a destra o da adesso. I problemi sono quelli che si conoscono, bisogna trovare le soluzioni. Io dico, l'acqua del fiume scende a mare ed è l'acqua né di destra né di sinistra, parliamoci chiaro, i problemi sono problemi e basta. E se lei fa caso in questo momento, innanzitutto non abbiamo una volta c'era più possibilità di etichettare la politica, avevamo lo schieramento di estrema sinistra, di estrema destra, tutto un po' più adesso diciamo quasi tutte le stesse cose, e la stessa famosa antipolitica, no? dei grillini, o la stessa protesta dei grillini, non è una protesta né di destra né di sinistra, un giorno è di destra, un giorno è di sinistra, ma non perché sono qualunquisti loro, perché i problemi è il taglio che si dà ai problemi, quindi, può darsi che sia l'evoluzione della politica, può darsi che sia un documento alla politica questo, però la realtà. Anche un disorientamento forse per l'elettore che non ha più dei punti di riferimento chiari. Discutiamo sui problemi. Senta, su Magorno invece che mi dice? Segretario del Partito Regionale. Io ho fatto anche di un'ipotesi di candidatura che lui però ha smentito come presidente della regione. Ma io gli ho fatto gli auguri, perché da collega sindaco ci mancherebbe. Ha avuto questa opportunità e ha fatto bene a volare un po' più alto dalla carica di sindaco, però non siamo espressione veramente della stessa, non dico del partito, no, perché mi contraddirei, dalla stessa ideologia e modo di lavorare sul territorio, quindi io continuo ad augurargli tutto il bene possibile, perché, ripeto, è un'espressione della nostra zona e magari può far bene per noi. Forse anche per quello che dicevamo prima, la sanità. Diciamo, nella vicenda Gentile, nella vicenda della sanità, ha seguito quello che erano probabilmente le indicazioni che venivano dall'alto, perché c'è stato un momento in cui di disorientamento quando è stato nominato il senatore Gentile sottosegretario e non accolto che invece bisognava andare controcorrente e schierarsi dalla parte di chi. Tutti i calabresi che vedevano questa nomina, diciamo,
non dico esagerate, diciamo inopportune per il momento che stava vivendo il senatore Gentile per quella vicenda. Magari ecco, non era il momento proprio adatto, bastava aspettare ancora e bastava aspettare che il senatore chiarisse le sue vicende e poi, perché ognuno è chiaro, non può essere giudicato, no, per è normale. Quindi, senta, fra un anno la vedremo candidato. No, volevo chiarire anche, mi ha fatto una domanda su Mario Russo. Volevo dire che no comment, non abbiamo più rapporti da parecchio tempo. Ci sono stati dei problemi proprio in occasione della campagna elettorale alle provinciali, perché la mia discesa in campo fu vista come un attentato di lesa maestà, senza ricordarsi che in quel periodo, mi pare tra Tortora e Praia, eravamo 15 candidati. Perché c'è l'idea anche per chi fa politica di crearsi, sì, tra virgolette, il potentato. Sta nelle cose. Io non ho visto, io le dico sinceramente, chi mi avvicino lo sa, io non sapevo neanche che c'era che il coordinamento regionale dovesse poi procedere alla nomina dei coordinatori provinciali, proprio non ne sapevo niente. Mi è arrivata questa telefonata dall'onorevole Santelli, in cui mi ha dato questa opportunità, dicendomi anche: hai finito di gridare, se vuoi venire a gridare, vieni a gridare nelle stanze della politica. Sono tirata dentro per non... Ecco, quindi mi sono sentito, e comunque ci ho pensato. La libertà che si era preso dava fastidio, forse. Sì, non fossi stato nominato o non fossi stato diciamo interpellato, non me ne sarebbe fregato niente, ma non perché non mi piace oppure non sia contento di questa opportunità, perché non era la mia, ecco, non c'era un'ambizione smodata, quindi, ecco perché la mia visione è questa, poi ognuno fa la sua strada e non la vedo sicuramente. Non vedo questa carica come qualcosa che mi debba aprire chissà quell'orizzonte. Però io la domanda è l'ultima, gliela devo fare. Giusto, fra un anno la vedremo candidato sindaco o candidato alle regionali. Nel secondo caso, che succede a Tortora? Perché poi qualcuno dovrà prendere idealmente, diciamo così, il testimone di Pasquale Lamboni. Guardi, a me piace fare il sindaco. L'ho sempre fatto da tecnico, da impiegato. Oggi più di una volta il di Francesco, mi pare, o di Giuseppe, il deputato grillino Di Battista, pensiamo, quindi per dire più, in due o tre volte, in due o tre occasioni ha detto: ricordatevi, diciamo, arringandola la platea della, dove stava parlando, che il sindaco è un vostro dipendente, eccetera. Bene, io mi sono sempre considerato un dipendente, nel senso che striscio il cartellino insieme ai veri dipendenti e lo striscio all'uscita, quindi vuol dire che non ho mai visto la carica di sindaco oppure l'operato del sindaco come una carica politica, l'ho sempre vissuta come una carica amministrativa e basta. Quindi è chiaro che mi piace farlo e, mi creda, non ho visto in questa opportunità che mi è stata data a livello provinciale come un trambolino verso altri orizzonti. Potrebbe essere però uno sbocco naturale, adesso andando nel concreto. Guardi, non credo. Io ho fatto la battuta prima sui giovani della politica, su questo refrain, eccetera. Ma, beh, insomma, poi l'età c'è e quindi penso di poter fare ancora bene a Tortora. Non credo di essere in grado di fare chissà che cosa per la regione. È certo che dalla postazione di sindaco si può incidere e in questo caso ho chiesto espressamente, principalmente alla Santelli, che debba dire la mia anche a livello di coordinamento, altrimenti non ne vale la pena. Continuo a fare solamente il sindaco, che è già qualcosa che mi impegna parecchio. Grazie a Pasquale Lamboglia e in bocca al lupo per tutto quello che sarà il futuro. Crepi il lupo e speriamo di fare bene per l'Alto Tirreno e l'Alto Ionio, e poi è quello che mi compete come carica di coordinatore provinciale. Non vorrei fare bene anche per la Calabria, perché sarebbe non troppo sono attese, troppo. Grazie ancora, grazie a voi per averci seguito. Il nostro tempo a disposizione finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.